Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Quarti di finale del torneo H24 che vede affrontarsi il Real Notch, arrivati secondi nel girone B contro l'Atletico Pigna, classificati primi nel loro girone di competenza che è la partita ancora ferma sullo 0-0. Rimetterà il portiere con le mani verso il proprio attaccante. Attaccante bello il dribbling sulla fascia, palla però che termina sul fondo. Sarà dunque rimessa già battuta. Adesso Real Notch in avanti. Intesa fallita tra l'attaccante Real Notch e il compagno numero 88. Adesso Real Pini in avanti ancora con De Luca che prova la conclusione sempre alla tre quarti sul primo palo, però è stato attento l'estremo difensore a Real Notch. Ancora Atletico Pigna, incredibile, ha provato la conclusione impossibile il difensore centrale Atletico Pigna e c'è un paperone dell'estremo difensore Real Notch che non trattiene il tentativo, non proprio irresistibile, quindi è 1-0. Adesso proverà subito Real Notch a reagire già all'atto della battuta. Tre quarti campo, attaccante Real Notch prova il dribbling sul difensore centrale, trova il gol, palla che però esce, sarà rimessa laterale. Ancora rimessa, cambia tutto ma capisce tutto il difensore che lancia l'attaccante che brucia la difesa e fulmina il difensore avversario con un bellissimo tiro, ancora una volta non trattenuto dall'estremo difensore del Real Notch. Stavolta però il tentativo era sicuramente più temibile rispetto al precedente. E comunque 2-0 per Atletico Pigna. Partita che diventa dura per Real Notch, che devono rimontare di due reti in poco più di 10 minuti. Adesso vediamo. Punizione per il Real Notch. Sulla palla l'attaccante e il numero 88. Vediamo chi calcerà o crosserà. Si allontana il numero 88, dunque presumibile che, anzi certamente andrà a colpire l'attaccante del Real Notch. Con il destro potentissimo, palla che rimane incastrata a fondo campo, di poco al lato il tentativo dell'attaccante Real Notch, sarà a fondo dunque, che viene battuto in quest'istante, palla lunga, fatta preda però del difensore centrale del Real Notch numero 7. Che è ancora libera per l'altro numero 7, però compagno attaccante. Partita maschia dove l'Atletico Pigna vuole mettere in cassaforte il 2-0 per star tranquillo, mentre Real Notch deve assolutamente recuperare. Ricordiamo il Real Notch qualificatosi secondo a termine delle partite del girone B. Adesso sul fondo il cross del numero 19, attaccante del Real Notch, poco fortunato ma possiamo chiudere il collegamento. Ricordiamo il risultato di 2-0 a favore dell'Atletico Pigna e ci vediamo per le interviste dei migliori in campo. Ciao ragazzi.